Eccoci! Oh, e con questa bella musichina Spy facciamo una bella entrata a sto giro. Bene, bentrovati a questo nuovo appuntamento, 21esimo episodio, Paolo, siamo arrivati a 21. 21. Chi l'avrebbe mai Favoloso. detto? Ma mi viene da fare una battutaccia, ma non la posso Va fare, Nunzio, non me le dirà. bene. Bene. Questa sera, allora no, prima di cominciare, ringraziamento speciale, non l'abbiamo fatto la scorsa volta perché abbiamo avuto problemi con Twitch, con lo studio di L'audio. OBS. Ringraziamento speciale ad Andrea Michetti che ha composto la musichetta che avete sentito nel countdown d'inizio. Bene, questa sera siamo in compagnia di Federico Milella, Ciao a tutti. regista del cinema d'animazione, serie animate, cinema. L'abbiamo voluto qui perché sappiamo che è una grande fonte di sapere per quanto riguarda l'animazione, soprattutto in Europa. Lui lavora per uno studio internazionale europeo e non vedo l'ora di conoscerlo. Paolo, tu vuoi cominciare con la prima domanda? Ovviamente, allora, come al solito la prima domanda è raccontaci del tuo background, ma in questo caso abbiamo deciso di, da qui in poi la prima domanda sarà un'altra e sarà se dovesse il bello della diretta, se ci dovesse essere uno studio in Italia, uno studio di animazione, in quale regione lo faresti? Allora, visto che sono pugliese, Bravo, direi bravo. Puglia. Poi, in realtà, una regione vale l'altra. Ovviamente, più sei centrale, più riesci ad attirare persone. Cioè, ovviamente, una grande città è molto meglio. Sì, magari più che. Cioè, non basta solo aprire lo studio, ma ci vogliono anche, diciamo, aiuti. Io ti direi di stare sempre vicino al mare, Federico. Ci vuole anche appoggio politico e culturale, ci vuole tutta un'infrastruttura che in Italia c'è, ma è ancora un po' troppo timida, bisogna spingerla. Infatti, ho una grande stima perché quelli che hanno studi di animazione in Italia, perché comunque fanno i salti mortali, perché c'è una, cioè, è come se in Italia vivessimo di un retaggio artistico e culturale di magari 1.000 anni fa, ma poi non, nei giorni nostri, non, in realtà, non, cioè, se guardi la Francia o anche gli Stati Uniti, dai, negli Stati Uniti 400 anni fa non c'era niente, adesso sono dominatori della cultura. Comunque. Sì, in Italia ci vuole un appoggio politico, che dia anche più soldi alla cultura, ci vuole anche un cambiamento, sociale, nel senso che ancora molto spesso i fumetti, i cartoni animati sono visti come qualcosa per i bambini, invece qui, in Francia, in Belgio, cioè, quelli che comprano fumetti sono adulti e c'è tutta un'altra visione del mestiere, In dell'arte. Belgio, anche nelle pareti, no? Nei bar, Diciamo, ristoranti. ci sono fumetti, no? Personaggi dei fumetti disegnati, tipiche del fumetto Franco-belga. franco-belga. Ma prima di andare avanti su questo discorso, che lo toccheremo molto più approfonditamente, come Federico ha già gettato un po' di esche, mi sembra di aver capito. Ma prima di arrivare a quello, Federico, raccontaci il tuo percorso e come sei arrivato a fare quello che Ovviamente non fai. l'abbiamo detto, Federico ci sta chiamando dal Lussemburgo, paese conosciuto per le banche, soprattutto. Dunque, allora io arrivo nell'animazione abbastanza tardi. In realtà cioè, ho fatto sempre animazione prima di entrare in uno studio. La prima esperienza in studio avevo già 30 o 31 anni, dunque ero già in là,
con l'etalogo, ho fatto altri molti mestieri. In realtà il percorso è molto semplice, io vengo dai fumetti, poi ho iniziato dai fumetti, sono passato agli storyboard, perché comunque era il linguaggio più simile ai fumetti, no? E poi mettendo tanto acting, tante vignette negli storyboard, si poteva facilmente viaggiare da una vignetta all'altra e sembrava già un blocking di un'animazione. Questo mi ha permesso di passare all'animazione, poi sono diventato lead animatore, poi capo progetto, poi aiuto del regista, poi regia e poi sono più o meno una dozzina d'anni che faccio solo quello, regia, 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 regia. Poi, se no, il background, ma in realtà un po' come tutti, no? Ci piacevano fumetti, cartoni animati, cose così, durante l'infanzia. Forse l'unica particolarità è che, essendo nato a Lussemburgo, avevo accesso sia al fumetto franco-belga che il fumetto italiano, cioè Topolino, Bonelli, ma anche cose più, che ne so, Lupo Alberto, Cattivi che mi viene in mente di quegli anni, insomma. Anche Geppo, Gamolla, grande Provolino, non so se vi tira e molla. Voi continuate, vado a prendere un contributo. Ho capito bene, Provolino. Provolino, quel bambino col dentino davanti. Questo mi manca. Sì, vabbè, tutta quella scuola di fumetti da edicola e niente, poi durante dunque sì, mi piaceva vedere, disegnavo sempre, più che altro mi piaceva raccontare le storie e il disegno in realtà era il mezzo per raccontare le storie, non era il fine, dunque il disegno l'ho sempre visto come un mezzo. Non mi piaceva disegnare tanto per disegnare, ma più per raccontare delle storie. Poi sì, questo è tipico appunto sia dei fumettisti, diciamo degli autori, tipo chi fa graphic novel, che dei registi, che si scelgono dei mezzi, dei medium per raccontare le loro storie. È la forma mentis. Poi magari quando guardavi i cartoni animati, invece di guardare il cartone animato, mi guardavo qual era la parte dello sfondo che invece di essere dipinto era in cel shading. Allora mi dicevo, qua succederà qualcosa, questo oggetto sarà manipolato, oppure questa rupe con Willy Coyote cadrà, e cercavo di anticipare quello che sarebbe successo, dunque era un gioco che mi facevo da solo. e niente, dunque cercavo, senza saperlo, analizzavo già la struttura di come sono raccontate le cose. Poi in realtà liceo, non ho fatto liceo artistico perché neanche i corsi di arte, insomma, facevano il chiaro scuro su una mela, a me non mi interessavano queste cose. E a parte fare qualche corso estivo di fumetti in Belgio, non ho fatto nulla più. Poi ho fatto addirittura un anno di... Tu comunque hai studiato in Belgio, in... Economia e commercio. Tu comunque hai studiato in Lussemburgo. Ho fatto tutto la scuola a Lussemburgo. Ho fatto tutta la scuola Lussemburgo. Okay. Poi sono andato in Belgio, ho fatto un anno di economia e commercio, non so perché, forse perché volevo seguire le orme di mio fratello maggiore. Avevo una mezza idea di aprire una società di pubblicità, un'agenzia di pubblicità, però non sapevo come, non sapevo... E poi alla fine ho sbagliato tutti gli esami, stavo sempre lì a disegnare, lì c'erano molte fumetterie e incontrai un professore che era il professore che mi faceva questi corsi estivi, che si chiama Gérard Goffaut, non so se lo conoscete, è uno dei maestri del bianco e nero del fumetto franco-belga, e che mi disse, ma perché non vieni alla scuola di fumetti a Bruxelles? E questa cosa mi entrò nella testa e feci il concorso per entrare a scuola, si chiamava Saint-Luc, Institut Supérieur d'Art Saint-Luc, che è riconosciuto perché ci è andato Hergé, Tintin, quello,
Esatto. rinomata. E ci all'esame d'ingresso c'erano, non vi so dire quante persone, ma tutte le classi, i corridoi, tutti i campetti fuori dalla scuola erano pieni di ragazzi che facevano questo esame e erano tutti molto più bravi di me, perché avevano già un percorso artistico, no? E in pratica fui l'ultimo a essere preso nel mio corso. E mi ricordo che il professore mi disse: tu non sai disegnare, ma ce ne occuperemo, di questo ce ne occuperemo poi, ma ci sei piaciuto più degli altri, cioè rispetto a altri che magari meritavano di entrare, perché hai provato tecniche, cioè io per compensare la mia mancanza nel disegno ci avevo messo i retini, ci avevo messo il bianchetto, ci avevo messo il collage, comunque avevo fatto... E questo gli era piaciuto molto. Una cosa, Federico, in che consisteva l'esame d'entrata, allora, se ti ricordi, per curiosità? Sì. C'era una pagina di una sceneggiatura, bisognava metterla in immagine, l'esame era su 3 giorni. Poi c'era disegno di osservazione dal vivo, dunque con un modello, una modella, che poi io entrai in quella... entrai nella sala, mi misi al centro pensando: ah, così vedo meglio, e vedevo tutti gli altri che si mettevano ai lati tra di me, pensavano: guarda questi che fessi. Il modello si mise centrale a me, dunque non... ma che incubo, che incubo. Avevo una specie di tronco con dentro una forma umana, dunque era... e dunque però invece di disegnare la forma, disegnai lo spazio che c'era intorno a lei. E questa cosa anche mi salvai così in corni. Poi c'era colori, che io i colori faccio proprio... Cioè, e questo era l'esame di fine anno? No, era l'esame d'ammissione, Nunzio. Sì, sì. Capito? In Belgio così. Il primo anno, adesso ragazzi non mi ricordo, forse avevamo 50 selezionati, una cosa del genere. Non vi so dire su quante persone, perché durante nell'esame c'erano anche altre discipline, c'era chi voleva entrare in illustrazione, chi in fumetti, chi in altre cose, in architettura, dunque, ma c'erano, non lo so, non so quantificare quante persone c'erano. Ci fosse, però vabbè, dunque feci questi 3 anni, dopo veloce ho continuato gli studi in Inghilterra facendo direzione artistica e design. Poi feci anche uno scambio universitario in Spagna e poi sono tornato qui a Lussemburgo, dove ho iniziato in un'agenzia di pubblicità. E all'epoca non c'era né YouTube né... Non c'erano fonti dell'etere. Sì. Dunque andava tutto su CD-ROM e siti internet. Dunque impagai Flash, che per me ancora adesso è il miglior programma di sempre, perché ci facevo tutto, ci facevo animazioni, ci facevo illustrazioni, siti internet. Che adesso è Photoshop Animated. Sì, Adobe. Sì. E così impagai Flash e tramite l'agenzia di pubblicità facevamo molte filmati aziendali, si dice così. Dunque sì. Andavamo a filmare, che ne so, una società che voleva vendere, non so, cubi di plastica e ci facevamo il film così. E poi di pubblicità in pubblicità iniziai anche a fare cortometraggi e a partecipare a film, a lungometraggi in live. Dunque ho fatto in realtà ho fatto anche lo schiavo di produzione, cioè quando mi chiamavano assistente. È una strada obbligatoria quella, cioè. Ma non è,
Cioè, nessuno non può fare, cioè, è proprio uno lo deve fare. Un anno di schiavismo. Dunque, Da tipo, contratto dovrebbero metterlo. di contratto. mattina vai a cercare gli attori all'hotel, poi arrivavo sul set, c'era, che ne so, il produttore che mi prendeva in disparte, mi apriva il portafoglio, tieni 50 euro, vai a comprare il croissant e poi compri anche una torta per me. E io, due busti di Vex, ma il conto unico, tutte cose così. Poi c'ho avuto anche l'attrice Chiara Veggente, No, no, aspetta, aspetta, no, non glissa. L'attrice che ha nuova gente ce la racconti, perché... è una storia che non finisce, nel senso che eravamo a fine delle riprese, io mi trovai davanti a questa attrice qua. Leggeva la mano a tutti quanti. Arrivato il turno mio, gli do la mano e lei fa: "Ah!" Tipo, ho visto qualcosa di non so che cosa. Proprio nel momento in cui mi sta per dire qualcosa, arriva il produttore e mi dice: "Ah", e gli dice: "C'è quel Pinco Palla che ti vuole conoscere, vieni con noi da questa parte del tavolo." Dunque lei se ne va e io non ho mai saputo che cosa. So solo che c'è. È successo niente di grave, no? Magari era positiva, era, dai, era, ah, che gran personalità, che gran futuro, Dunque, sì, dopo poi ho lavorato anche come indipendente, sempre facendo illustrazioni, fumetti, animazione. Ho fatto varie agenzie di pubblicità, ho lavorato anche alle comunità europee come grafico. E dopo mi sono scocciato e volevo fare. In realtà nel frattempo avevo provato a fare i fumetti negli Stati Uniti, in pratica ho disegnato un albo su quattro, avevo dunque 22 pagine disegnate, 20 inchiostrate e poi ci fu un disguido con contratto firmato e tutto. Dunque. Ma se te lo chiedo, Marvel, No, DC, no. Marco. Piccola società che adesso è diventata grande, però non voglio fare. No, 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 ok, Adesso dimmi. ti spiego perché. Perché in pratica io mandai un'email per avere chiarimenti e appoggiai semplicemente la matita sul tavolo e ho aspettato un giorno, ho aspettato 2 giorni, poi una Sparito. settimana, poi mesi, sono passati 22 anni, non ho mai ricevuto risposta. Dunque. Questo sta a dimostrare che la cosa non era molto seria. Dunque, ho disegnato un albo completo per niente, in pratica. Dunque, Ah, quindi proprio la prima. albo finito, Sì. contratto firmato, spariti. Ah, ok. Tutti. Dunque, prima esperienza nei fumetti è stata una grande delusione, anche perché c'avevo impegnato. Io nel frattempo lavoravo, dunque il fumetto lo facevo nel tempo libero, nelle serate, nei weekend, dunque cioè, ci avevo messo molto della mia energia, poi speravo che funzionasse per poter lasciare il lavoro e continuare su questa strada qua. Poi che succede? Sì, ritorno indipendente e a un certo punto. Io intanto facevo anche molte animazioni per amici, agenzie, così, ma più che altro erano delle scene, non erano, Tutto sai, da tipo. autodidatta, però, vero? Tutto da autodidatta. Sì, tutto autodidatto. Dunque, videoclip, pubblicità, facevo un po' di tutto. E smanettavo Flash, cioè mi facevo gli script, mi facevo, che ne so, la thumbnail che mi aiutava a visualizzare. Cioè, a selezionare prima che ne so, la forma della bocca di cui avevo bisogno, cioè, riuscivo a giocare con i codici e fare gli script. E in realtà, dunque, cosa succede? Che in quel periodo là,
da indipendente, dunque, da indipendente si lavora sempre, dunque la segata libera non esiste, il weekend libero non esiste, le vacanze non ne parliamo proprio, dunque stavo sempre sotto pressione. E mia moglie era incinta e volevo un po' rallentare, e saltai sull'occasione di un amico che mi propose di entrare in uno studio di animazione. Dunque accettai, dunque iniziai un mese dopo, e un mese dopo, cioè il primo giorno, vado per conoscere la squadra e in pratica eravamo in due, dunque io e quello che mi ha ingaggiato per fare una produzione. Dunque, sembrava molto strano, però mi sono detto, ma questa era la mia prima esperienza nell'animazione, in un studio, voglio dire. Dunque, però mi sono detto, bah, se io già da solo ci metto 6 mesi per fare 5 minuti di animazione, questi come fanno a fare, cioè come facciamo a fare 26 episodi di minuti? E vabbè, però mi sono detto, vabbè, questi hanno esperienza, se hanno convinto il regista, se hanno convinto il produttore che può andare, si vede che è fattibile. Insomma, le cose vanno male, ovviamente, perché in due è impossibile. Di casini in casini, decidono di mandarmi a parlare con il regista. Ci mandano me e non il responsabile del progetto, perché il regista è italiano e dunque era più facile, no? Io avrei fatto da, avrei accettato, avrei ascoltato quello che il regista mi diceva e poi avrei riferito. Dunque mi mando in Italia e quando arrivo in Italia mi trovo Enzo Dalò, che non è, cioè, Enzo Dalò, non è, e dunque, vabbè, mi fece, dunque mi spiegò un po' come funzionava e mi ha dato un sacco di consigli che ancora adesso io applico, però ovviamente in due non poteva funzionare, dunque. Te ne ricordi uno, cioè, nel senso, dicene uno, spoiler uno. Ma sono cose abbastanza tecniche. Sì, in realtà sono cose tecniche, tipo di fare uno stacco durante un dialogo funziona meglio che fare lo stacco alla fine del dialogo per passare su un'altra scena, dunque accavallare il dialogo sullo stacco della scena, queste cose così. Vabbè, comunque dai, la cosa non è che seria della produzione, dunque dopo qualche mese lo studio chiuse e la produzione continuò altrove. Adesso non c'è problema, quando Enzo ci incontriamo in studio va tutto bene, va tutto a posto, però a un certo punto è diventato il portaparola del vecchio studio e da parte dello studio ero diventato quello che era incapace di comunicare, quello che, dunque mi sono trovato in una posizione che, cioè io ero semplice animatore, non ero niente di che. E niente, poi vado al nel frattempo avevamo preso una terza persona che io ho formato con tutte le mie conoscenze così vaghe, lo studio chiude. E questa persona che io ho formato va nello studio dove tuttora lavoro, che si chiama la Fabrique d'Image. E la Fabrique d'Image lavorava su un progetto in cui aveva un po' di difficoltà, e questa persona che io formai mi chiamò sapendo che io avrei potuto risolvere il problema. Dunque arrivai là e in realtà tutte le cose che io facevo da indipendente, il fatto di programmare, di fare le cose molto più veloci, fu una specie di cortocircuito nel modo di fare la produzione, perché io avevo subito delle soluzioni tecniche, delle conoscenze tecniche che gli altri non avevano, perché io essendo indipendente ero abituato ad andare veloce, dovevo ottenere il risultato il più velocemente quindi problem possibile. Solving e poi me la cavavo. Sì, dunque, e poi me la cavavo. Cioè, io animavo, se gli altri ci mettevano 8 ore, io in
quattro ore lo facevo, poi il resto del tempo stavo fuori a, a chiacchierare. Comunque ero veloce, rapido e andava, funzionava bene. E niente, poi da là ho iniziato con... dunque, all'inizio lo studio era prestatario, si dice in italiano? Sì, che service, faceva service. Sì. Dunque, faceva service su altre produzioni. Dunque, facevamo o l'animazione o gli sfondi di altri progetti, no? E poi i capi decisero di diventare produttori. Dunque, fecero questo salto qua e ci volle comunque 2-3 anni. Io nel frattempo avevo fatto praticamente tutta ho fatto praticamente tutti i posti possibili, immaginabili nello studio. Dunque, ho fatto storyboard, animatore, lead animatore, cioè avevo lavorato su una decina di progetti. Fino a quando diventai anche aiuto regista per altre società, fino a quando i miei produttori decisero di diventare produttori maggioritari. Dunque vuol dire che avremmo fatto progetti ideati e pilotati da Lussemburgo. Per questo avevano bisogno di registi. Allora, io me lo sono fatto ripetere 2 volte, ogni giorno per parecchi mesi ho detto, dai, fammi fare la regia. No, fammi fare la regia. No, fammi fare. Dopo alcuni mesi, fammi fare la regia. Ah, ma tu sei bravo, ma non puoi. Passavano ancora mesi, fammi fare la regia. Dai, ho fatto tutto, manca poco, ho fatto aiuto regia, dunque so come gestire un progetto. Fammi fare la regia, fino a quando il produttore non ce la facevo più e mi disse con chiaro e tondo, senti, tu sei molto bravo, ma non puoi essere regista perché non sei lussemburghese. E io dissi subito, non c'è problema, io sono lussemburghese. Allora, ovviamente non era ancora il caso, uscii dallo studio, andai a fare i documenti in uno spazio di 3 settimane che è diventato lussemburghese, perché essendo nato qui avevo la possibilità e in realtà però scusa Federico, tu risultavi come cittadino italiano? Io avevo il passaporto italiano fino a 30 anni. Sì, perché qualche volta per le serie televisive ma anche film, per prendere il patrocinio di una, diciamo, di una nazione specie, per dire che quel prodotto è italiano, belga, eccetera eccetera, devono lavorarci delle persone devi avere perché essere un prodotto di una certa nazione, tu devi avere una nazionalità e poi c'è tutto un sistema di punti, no? E questo per i questo principalmente per i fondi. Sì, sì, esatto. Questo principalmente solo per i fondi, non è Dunque, in realtà poi una volta passato dall'altra parte, dunque dalla parte diciamo produttiva delle cose, io ho scoperto un mondo completamente nuovo e io ero convinto di sapere di tutto, cioè ero convinto di conoscere tutto di una produzione di cartoni animati e mi sono reso conto che c'era tutto una cosa vastissima che ancora adesso sto imparando. E niente, dunque la prima serie che ho fatto è una serie per school. Sì, Federico, ti fermo. Perché avendo... Quanti anni è che lavori in Fabrique d'Image adesso? La Fabrique d'Image ho iniziato nel 2009. Ok, quindi... 2009. Sono 12-13 anni, direi. Cioè. E sono, ecco, per fare un po' conoscere, per fare conoscere un po' lo studio, anche i prodotti a cui lavorate, sì, a cui avete lavorato. Ecco, parlaci un po' dei prodotti di punta che avete fatto.
Molte serie preschool, perché erano quello su cui facevamo service, no? Poi siamo passati su, abbiamo continuato nella stessa linea dei preschool quando siamo diventati produttori, perché era in quel periodo là c'era una forte richiesta sui prodotti preschool, e poi avendo lavorato per quei progetti là avevamo gli agganci di produzione e di distribuzione, dunque ci ha permesso di continuare sulla stessa linea e comunque di acquisire esperienza e saper fare, eccetera. Da quando siamo poi diventati produttori maggioritari, dunque capo dei progetti, abbiamo sviluppato un sacco di progetti, che sono ancora, per esempio, allora i tempi di incubazione sono lunghissimi. Se volete vi spiego fra un po'. In realtà, ecco, se i tempi di fabbricazione si calcola più o meno 3 anni, di cui, che ne so, una media, diciamo, ma penso che, non so se volete confermare, ma più o meno quella è la media. Guarda, io per parlo di 44 gatti, quando è nata l'idea si parlava del 2014 e poi la produzione... Diciamo, il primo episodio 2017. È uscito nel 2018, fine 2017, inizio 2018. È finito? Ma è finito, dopo sono state fatte 2 serie, è finito nel 2020, a dicembre. Sì, comunque quello dal 2018 al 2020, poi ovviamente cambia in funzione della quantità di episodi e di minutaggio, diciamo stiamo in quelle zone là. Diciamo un anno di preproduzione, un anno e mezzo di fabbricazione, non so come termine giusto, e poi 6 mesi di post-produzione con le voci, musica, distribuzione, eccetera. Dunque, sì, in media sono 3 anni, però i tempi di incubazione di un progetto sono molto più lunghi. Sì. E in realtà, cioè, finché il progetto, dal momento in cui si decide di fare un progetto al momento in cui è finanziato, possono passare due o tre anni. Posso dire anche che noi abbiamo un progetto che è in stand by da 7 anni, dunque, ma a dire, guarda, nel mio caso alcuni progetti sono arrivati a una gestazione di, e non dico una cavolata, di 10 anni. Sì, ma Federico, sì, rimangono in stand by perché aspettano i fondi, perché principalmente fondi. Poi c'è successo anche che nel frattempo sono usciti dei prodotti molto simili e dunque là rimette in crisi. Cioè, se lo fai uscire poi rimaneggiamenti, uno studio, dunque in realtà le ci sono mille motivi per cui un progetto non si fa, e poi quando inizi a lavorare a queste cose ti rendi conto anche che ogni progetto in realtà è un miracolo, no? Perché qualcosa che non esisteva, poi con la caparbietà di alcune persone che ci credono, che vogliono fare comunque un progetto, poi questo progetto nasce. Dunque, qualsiasi progetto, che sia brutto, che sia bello, che sia brutto, è comunque un piccolo miracolo. Poi ovviamente c'è il film che riesce meglio, c'è il film che riesce che viene peggio, vabbè, quello fa parte del gioco. Ragazzi, io se volete vi faccio vedere anche cose... le bibbie grafiche, le bibbie di... Vediamole. L'avete già viste le bibbie di vendita? No. Bibbie grafiche, allora... Mi spiace anche di grafica... cosa si tratta, l'utilità anche. Allora, ci sono la bibbia grafica
più che altro, questa non è una bibliografica, però vi fa vedere, vi dà un'idea. Dunque, per esempio, questi sono i Simpson e vi fa vedere come disegnare, sai, gli occhi, i capelli appunto arrotondati, vi dà le, diciamo, le guidelines di come disegnare un personaggio. Questa è la Bibbia grafica. Okay. Questa si fa in fabbricazione. Adesso vi faccio quella che comprende i model sheet, tutti gli studi, in gergo Bibbia, no, in genere si chiama Bibbia. In realtà ci sono due Bibbie, una Bibbia grafica e una Bibbia di... Adesso vi faccio vedere. E quella commerciale. Quindi quella è la Bibbia che fanno vedere anche quando cercano ai buyers, esatto. Quando cercano ai buyers. Vi faccio vedere la Bibbia più bella che io abbia mai visto e che era così bella che... Allora, Bibbia di Robin Hood, okay. La serie... ambientata nel Medioevo, dunque con rilegatura spago. Allora, la Bibbia a cosa serve? Serve a descrivere di cosa si tratta, se si tratta di una serie, di un film, se sono in pratica descrive l'universo. Dunque qui c'hai il bosco, il castello, non c'è neanche, in questo caso non hai neanche bisogno di scrivere niente perché c'è l'immagine di Amazon, no? Poi qua i personaggi ci piace, questo ci piace, i disegni di Fabian Moss, grande, che poi questo, lui è che poi qui c'ha il foglio lucido e qui è tipo pergamena. Davvero? C'ha anche dei c'ha piccoli dettagli nelle pagine, è veramente una figata. Allora serve a descrivere l'universo, i personaggi che ci sono in questo universo, quali sono i punti di forza, i punti di faiblesse, non mi viene il nome, i punti di forza e le abilità? No, il contrario di punti di forza, le debolezze dei personaggi, quali sono le dinamiche fra i personaggi, quali sono gli altri personaggi, eccetera, e di solito si mettono anche dei pitch. I pitch sono i riassunti delle storie. Dunque, per esempio, un drago di troppo, c'è un paragrafo per storia, che ne so, c'è il caso dei gioielli, il castello con i fantasmi, il castello... Infestato. E dunque si spiega un po' a cosa sarà la serie, se sono storie autoconclusive, se invece c'è una lunga saga. Sì, prego. Queste Bibbie qua sono 15-20 pagine, non di più. Ma con queste Bibbie qua si vanno a vedere investitori privati, banche, canali TV. Insomma, qualsiasi enti dello Stato. Come mai anche le banche? Perché c'hanno i soldi. Sì, però hanno conoscenze artistiche, nel senso tu li fai vedere le immagini e li puoi far vedere roba. No, loro vedono semplicemente il ritorno finanziario che ne possono avere. È un investimento. Da cosa lo percepiscono però l'investimento? Cioè, magari non sanno nemmeno che c'è una serie simile... E ti dicono che facciamola. Allo stesso modo in cui ci sono enti statali che ti danno soldi per finanziare iniziative culturali artistiche, sì. Allo stesso modo in cui esiste nello Stato, anche certe banche trovano un riscontro positivo nel finanziare operazioni di questo genere. Okay. Vabbè, poi Nunzio, credo che ci sia sia la banca che ti dà i soldi e cerca, anche se non è molto comune, un ritorno, oppure c'è la classica banca che tu chiedi un prestito, un finanziamento per un progetto, poi nel frattempo quello crede in progetto è tipo un mutuo. Poi questi soldi qua, quando ricevi un finanziamento, normalmente sono,
sono dei prestiti, li devi restituire se la, se la stai bene, se funziona, se rientri. Certe volte è anche un po' contraddittorio, perché magari è più interessante che la tua serie non abbia successo in modo tale da non restituire i soldi, perché se, se fai i soldi poi devi restituire i prestiti e dunque il beneficio... Vero. Un po'... Quindi devi sempre, una cosa, Federico. Devi sempre dimostrare che tu hai portato a termine il progetto, altrimenti poi rischia che loro non ti danno più fondi. Sì, e soprattutto, per esempio, una cosa pericolosa è dire che hai fatto un cortometraggio di successo con, che ne so, 200.000 euro e poi dicono, ah, ma come? Hai fatto un cortometraggio di successo con 200.000 euro, dunque non hai bisogno di più. Dunque è sempre un gioco... Sempre a ribasso. Sì. Una cosa, Federico... Volevo pure puntualizzare che queste bibbie grafiche a grandi fiere dell'animazione, tipo Cannes. Sì, c'è lo smerch è proprio di queste bibbie grafiche. Allora, ci sono fiere come Annecy, Cannes, ci sono anche il Cartoon Forum, oppure insomma, ci sono varie fiere che hanno. Di solito ce n'è una ogni due mesi, di solito. All'arco del queste fiere... Così tante? Sì. E sono fatte solo per i produttori e quelli che vogliono investire, dunque ci vanno canali TV e produttori essenzialmente, ecco. Non sono aperte al pubblico. Ecco, appunto, questa domanda volevo farti io. Queste bibbie grafiche sono bibbie che possono permettersi solo di fare solo delle... case cinematografiche, in questo caso studi di animazione, o anche singoli privati possono farla? Ad esempio, se io domani dico ok, Federico e Paolo, facciamo una bibbia e la facciamo vedere, si può allora, fare? Potete andarci, il problema è che nessuno cioè molto difficilmente ci saranno degli investitori che prenderanno il rischio di puntare su di voi, perché non avete le stesse garanzie che può dare uno studio. Ma diciamo, in teoria è aperta a tutti. Okay. Aperta a tutti. E... Se paga il biglietto, anche Cannes è parecchio caro per andare lì. Siccome no? Per esempio, cioè già queste bibbie richiedono un sacco di lavoro. E qua sono mesi, se non anni di lavoro. Perché devi avere l'idea. Che non è facile, non è che ti metti a tavolino e dici dai, adesso abbiamo un'idea. No, non sai quando arriva, non sai come arriva, comunque è frutto di un lungo percorso di... Poi devi fare comunque, devi scrivere tutti i testi, devi decidere se vuoi fare una serie 2D o 3D, dopo parliamo anche di questa differenza 2D e 3D. Non so quanto durerà questa... Allora, io lascerò il primato a Marco Regina, ma fatemi fare un minuto di meno. Allora, in realtà mi sto rendendo conto che c'è un sacco di cose da dire. Vabbè, dai, continuiamo. Dunque, devi decidere se vuoi fare 2D o 3D, devi fare già una ricerca grafica. Abbiamo visto i disegni di Fabio Moss. Cioè, già prima di fare la serie devi avere... L'ha curata tutto lui, la parte dei character per quel pitch? Sì. E questa è una serie che abbiamo fatto anche noi in studio. Dunque, prima mi chiedevi i prodotti... ecco, questa è una di... Non ho risposto con i prodotti, ma questa è una di questi. Poi devi fare anche uno studio di mercato, devi vedere se ci sono dei progetti simili, quelli di punta. Sì, devi fare uno studio di mercato e vedere Federico, a proposito, collegandomi a quello che stai dicendo, no? Diciamo che per creare un progetto, diciamo, ci sono più punti di vista che dobbiamo vedere, no? E quindi è stato prendere in considerazione, eccetera. Secondo te qual è la ricetta, diciamo, per una serie
preschool in questo caso, visto che stiamo parlando di preschool, che possa catturare l'attenzione dei più piccoli. E poi vorrei aggiungere anche una domanda: fino a che punto, secondo te, quando si presenta un prodotto commerciale, la sperimentazione artistica può essere usata? Cioè, fino a che punto noi possiamo andare fuori dagli schemi? Questo è molto importante, perché visto che ci stai facendo tutta questa presentazione delle biblie grafiche, allora, sapere cosa. Il successo è, secondo me, è un fattore di elementi che si incontrano e non è prevedibile, perché se avessimo la ricetta del successo saremmo tutti milionari, avremmo successo. Dunque, in realtà si tenta e si va. Ovviamente c'è, alla base di tutto c'è la passione e la voglia di fare un prodotto valido. Cioè, io non ho mai conosciuto uno che dice voglio fare un film che non vale niente. No, all'inizio c'è sempre la passione. Ci deve credere. Riguardo a preschool, secondo me la grande differenza sta nella scrittura, che è la base di tutto, e questo l'ho scoperto solo dopo essere diventato regista, perché fino a quando non ero regista vedevo solo la parte grafica delle cose, cioè la parte fabbricazione, ma poi per esempio tutta questa parte qua di vendite di cose, dati, è una cosa che per me era completamente nuova e sconosciuta. Dunque, la scrittura deve essere è diversa, nel senso che la scrittura di un prodotto preschool è più didascalica, è più nella dimostrazione che nell'evocazione di qualcosa. Tipo, se Peppa Pig salta su una pozzanghera di fango, in più di vedere Peppa Pig che salta, dirà: ah, che bello saltare nel fango. Dunque c'è una specie di doppio racconto. Sì. Enfatizzarla e spiegarla bene ai bambini. Dunque tutto anche nella scrittura. Il successo di Peppa Pig, per so esempio, sta nel fatto di raccontare delle avventure ad altezza di bambino, nel senso che sono avventure tipo Peppa Pig che si sporca i vestiti col fango, oppure il fratello che perde il suo sacchiotto. Dunque sono avventure molto ancorate nella realtà, in cui i bambini possono comunque immedesimarsi. Cioè. Poi anche la grafica permette ai bambini di immedesimarsi, nel senso che sono personaggi antropomorfi, dunque non hanno una nozione umana, non è una bambina dalla pelle bianca con i capelli biondi, dunque ci si può... tutti si possono immedesimare, che tu sia con la pelle un po' più scura o che sia indiano, qualsiasi cosa ci puoi immedesimare, perché è solo un maialino, no? Poi anche il look, nel senso che è facilmente disegnabile dai bambini, e dunque secondo me ha contribuito molto al successo di questa serie. Sto prendendo questa serie come perché è stata, diciamo, forse il quella più, diciamo, sì, più diciamo che è stata una serie che a livello è difficile da capire, da comprendere per un artista che magari è abituato a immaginarsi il cartone in una certa maniera. Lì vediamo uno stile estremamente semplice, con delle storie estremamente banali, diciamo uno stile anche che a primo acchito potrebbe sembrare brutto. Uno stile grafico, però. Uno stile grafico che può sembrare brutto, perché magari e quindi, capito, ma tutto sto successo, poi magari interrogandosi e dandosi le risposte, magari dietro quella scelta grafica e stilistica c'è in verità un grandissimo studio, che è questo che ti stavi dicendo.
sicuramente c'è tutta una riflessione dietro che noi non conosciamo, ma guarda che poi, se non, da controllare su Wikipedia, ma se non sbaglio, Peppa Pig era stato fatto già nel 2004-2005 e il successo l'ha avuto solo nel, che ne so, 2012. Sì, esatto. Quella zona. Comunque, cioè, prima che fosse conosciuto e che avesse tutto questo successo nel passato di tempo, secondo te perché? No, questo non te lo so dire. Secondo me il successo certe volte non si può spiegare. Potrebbe essere un fattore anche di social, che finché un prodotto del genere, ora provo a buttarla là, che prima magari un prodotto del genere passava per la TV in determinati orari, non era fruibile, mentre nel momento in cui i social la resa la portata di tutto su YouTube, anche le televisioni, la televisione è cambiata, gli slot si sono diversificati, magari dando, diciamo, quella visibilità in più è riuscito a fare. Ma anche il mercato è cambiato, cioè quando ho iniziato io la regia, che poi non è passato tanto tempo, però se pensi che 15 anni fa non c'era Facebook, non c'era YouTube, cioè 15 anni sembrano un'eternità, ma in realtà è poco fa, pochissimo fa, adesso sembra così ancorato nella nostra vita quotidiana. Che comunque sicuramente il mondo è cambiato, nel senso che quando ho iniziato io la regia andavano molto le serie preschool, che è quello che era più richiesto dalle televisioni, era il preschool. Poi c'è stata, diciamo, l'avvento di YouTube e dello streaming, dove abbiamo iniziato a vedere dei progetti più strani, anche Adult Swim, Cartoon Network, prodotti un po' più originali, per contrastare ovviamente questo potere assoluto preso dal preschool. Poi le televisioni hanno iniziato anche a fare remake di vecchie serie, perché l'animazione costa troppo, ci vogliono troppi investimenti, e perché forse conveniva di fare una vecchia serie e nel tentativo di che i genitori, ricordandosi, cioè avendo dei ricordi di questa serie, li facessero vedere i propri figli. Dunque ci sono stati degli anni 80 e adesso l'effetto nostalgia. Sì. E adesso il mondo dell'animazione sta ancora evolvendo con tutti, diciamo, le piattaforme streaming che propongono cose nuove, innovative, che la televisione non si permette di fare. E questo cosa comporta? Che facendo dei prodotti più innovativi, adesso è lo streaming che porta, cioè che trascina le televisioni. Dunque le televisioni adesso stanno pian piano usando un po' di più, e dunque in realtà tutto questo è molto positivo, perché sta rinvigorendo un po' tutto il sistema. Dunque la concorrenza aiuta il mercato, aiuta tutti. Più c'è concorrenza, più c'è voglia di fare, più voglia di dimostrare. Questa è una cosa, mi viene da pensare, che non è solo per l'animazione, ma è per qualsiasi cosa legata all'entertainment, perché vediamo magari attori non professionisti che arrivano poi da
social, YouTube, quindi i social Sì, praticamente adesso ti fa da sperimentazione e soprattutto ti dà quella visibilità che magari uno di base non avrebbe. Hai ma modo di poter già tutto dimostrare qualcosa attraverso un social. si è spostato un po' il centro di interesse, il centro nevralgico diciamo del contenitore dell'informazione, prima era la TV o la radio, adesso si sta spostando più verso l'internet, Vero, tutta vero. questa. Ma poi mi ricordo Cinzia Angelini che ci aveva detto, ti ricordi Paolo quando ci diceva che adesso anche gli studios d'animazione tendono a vedere e a selezionare in base al numero di follower che hanno gli artisti. Che sì, qua ci andrebbe una, diciamo, una riflessione aggiunta che se da Esatto. un lato. Se da un lato può essere molto buono e costruttivo, dall'altro è ovvio che, Sì, ma questo è. diciamo, no, perché magari c'è l'artista che ha veramente un'idea innovativa che Seguito. non se lo calcola nessuno, che rimane un po' in disparte, e quindi non c'è mai questo tentativo vero di osare, di cercare il nuovo. Effettivamente è una cosa che un po' si nota sulle produzioni, qualche volta spesso sulla grande produzione di massa, che abbiamo tanti prodotti simili l'uno con l'altro e poi ogni tanto esce fuori perché qualcuno esce fuori qualcosa di diverso perché qualcuno magari ha osato, è andato in una direzione diversa questo però diciamo più sulle serie di un target molto più alto. Ecco, più alto, no? Molto più. Sì, Ma diciamo anche che sul preschool. il margine tra il prodotto. Prima c'era una specie di prodotto, diciamo, non so come definirlo, standard, adesso c'è il prodotto mega colossal e in controparte c'è il film indipendente. E queste sono un po'. Questo funziona anche nel live, si vede al cinema con. Grosse produzioni Marvel e poi c'è film Sundance ma il film che sta in mezzo ha tendenza a scomparire. Dunque, i film piccoli hanno meno budget, dunque, sono, diciamo, hanno meno capacità artistiche di esprimere il proprio potenziale, però allo stesso tempo sono liberi di sperimentare e provare nuove cose. Le grosse produzioni in realtà costano così tanto che non si possono permettere il flop. Sì, è vero, E vero. dunque, sì, hai la qualità, cioè non puoi competere con loro perché hanno una qualità pazzesca. Cioè se per esempio uno studio come il nostro può fare un lungometraggio può fare 2 secondi al giorno di animazione, uno studio come, che ne so, McGuff fanno 2 mesi, 2 secondi al mese. Dunque non si può competere. Lì è tutta una questione di soldi, c'è cioè quello zero, Ma in più che cambia guarda, un artista francese che è un fumettista, no? Che poi ha lavorato anche all'Illumination, non so, forse l'ho già nominato, Jérémy Moreau, che ha vinto anche Angoulême, adesso non so se l'ho pronunciato bene. Una volta eravamo a Lucca, c'è stata l'occasione di scambiarci quattro parole. in In un francese. inglese il mio che faceva cagare, cioè proprio, però e disse parlando disse l'animazione, io ho abbandonato il mondo dell'animazione perché l'animazione è solo una questione di soldi principalmente, ma anche la comunicazione del prodotto, qualche volta due prodotti della stessa qualità artistica e narrativa. Uno c'ha più successo perché magari l'azienda ha più da investire nel marketing, nella comunicazione di questo prodotto, quindi lo fa conoscere di più, investe più energia in questo e di conseguenza prende più. C'è sicuramente una parte commerciale, però
bisogna anche dire che la parte artistica, perché restano dei film soprattutto in animazione, dunque dove tutto è creato, non c'è niente di già preparato, tutto deve essere creato, la parte artistica fa anche il suo effetto. Dunque, se fai un design bello che piace a tutti, avrai successo con tutti. Se ovviamente fai un design che può essere anche piacevole per gli addetti ai lavori, ma che alla massa non piace, prendi un'altra strada. Secondo me è un mix di tutto, non c'è un... No, è ovvio, assolutamente. Adesso diciamo noi aggiungo dei ragionamenti, ma assolutamente, nel senso, per fare un discorso più ampio. Questi sono i design di Loish. Loish. Che aveva fatto proprio un progetto. Ok. Questa era su Bayala, c'era lei e Pernille Ovum, che avevano fatto i design. E niente, come dicevamo prima anche della live, secondo me è molto più interessante avere un prodotto, cioè se non hai soldi non serve a niente fare un clone che imita il look di un grande studio, perché non avendo la stessa forza, gli stessi talenti, gli stessi, esatto, cose, poi alla fine diventa un sottoprodotto che assomiglia a quello ma non è quello, dunque ci perdi. Secondo me è molto più interessante avere un prodotto dove osi un po' di più artisticamente, magari fai personaggi un po' più stilizzati e con una personalità propria, in modo tale che diventa proprio un elemento principale della storia del film. Andare a cercare, secondo me, cercare di piacere a tutti non sempre è la strada migliore per un film. Ok. Questo poi questi, dunque, sì, per le Bibbie, come vedete, c'è già molto lavoro in pregresso ancora prima di di entrare in produzione. Poi si vanno a cercare i fondi, queste cose qua, bisogna fare delle presentazioni davanti a tutti, presentare il progetto. In realtà, quando vai a difendere un progetto, le domande sono queste: perché il tuo progetto sì e quell'altro no? E dunque, come fai a difendere? Cioè, devi difendere il tuo progetto, fare l'avvocato, sì, con denti e unghie, perché cioè, devi cercare anche delle ragioni, che ne so, commerciali, artistiche, ma anche filosofiche. Voglio raccontare questo perché trovo che sia importante raccontare, non so, il senso di appartenenza a questo gruppo, oppure perché sono in difesa dell'ambiente. Dunque devi cercare anche, devi vedere anche oltre il film e dare delle spiegazioni ulteriori. Poi... Oh, scusa. Dimmi. No, volevo sapere, tu hai mai, visto che ci stai facendo degli esempi sui film, sulle cose, tu hai mai lavorato a dei film? Prima di passare a quella domanda, Paolo, vorrei prendere in considerazione quella che ci ha fatto in chat il buon Camillo Klaus, grande Camillo! La metto in sovrimpressione, Federico. Qui in Nord America... Esatto. Sì, sì, esatto. Curriculum didattico, perché deve essere certificato che rispetti in Europa c'è questo scuola, deve essere didattico. Sì, allora, ci sono. Allora, non abbiamo. Dipende dai distributori, cioè ci sono dei distributori che ti impongono una revisione dello script da parte di queste figure, oppure direttamente il canale
che trasmette il tuo prodotto. In realtà ogni progetto su cui ho lavorato è diverso uno dall'altro. Vi posso fare l'esempio di... aspettate, vedo se lo trovo. Per esempio qui una serie che ho fatto io, aspettate che non riesco a centrare il... vedi c'è questo pigata, in pratica il pigata aveva una spada e ci è stato chiesto di rimpiazzare la spada, cioè il metallo doveva diventare legno, la punta deve essere arrotondita, il teschio che aveva sul cappello non poteva essere troppo umano ma deve essere stilizzato, dunque deve essere... in pratica, allora, non puoi parlare ovviamente di droga e cose così, ma c'è anche molta autocensura già alla parte. Una serie prescolare su che spiega ai bambini come drogarsi, Nunzio, io non la vedrei. Allora, bambini, questa è la siringa, vedi? Ragazzi, in pratica ho fatto due serie preschool e la mia esperienza col preschool finisce poi qua. Poi la puoi rivendere anche facilmente in tema COVID. Dicevo, la mia esperienza col preschool, ho fatto due serie e finisce qua. Poi adesso sto facendo delle serie un po' più... per teenagers e ci sarà un film famiglia e un altro che sto scrivendo, cioè, dunque ho iniziato col preschool ma non è, diciamo, non è né il mio interesse principale, perché a me piacciono i robottoni che si menano e, non è, cioè, è stata una casualità. In realtà non c'è mai stato un'intenzionalità nel fare, sì, il preschool, sì, cioè ti ci hanno messo e niente, l'hai fatto nel migliore dei modi. Sì, infatti. Sì. Dunque, la prima serie, come dicevo, l'ho vissuta con molta, cioè, la sindrome dell'impostore, perché mi dicevo, cavolo, sono regista perché sono bravo o perché sono lussemburghese? Sono passati 2 anni che mi ha preso questa serie qua e poi mi sono fatto una ragione e mi sono detto che sicuramente tutte e due le cose. Cioè, è stata una... Pensarla positivo. Sì, a me faceva sorridere il discorso del... Ok, sei lavori a progetti preschool, però se io poi guardo i tuoi lavori personali, sì, di preschool c'è praticamente niente. No, perché prima di tutto io ormai non disegno quasi più. Cioè, se disegno in studio e faccio la retake, faccio il posing, queste cose qua. Poi quando i disegni che faccio io personali, prima di tutto bisogna dire che io ormai il segno che avevo 20 anni fa non ce l'ho più. Cioè, 20 anni fa avevo uno stile ben definito, vedevi il mio disegno, sapevi riconoscere, cioè dicevi questo è Federico. Da quando ho iniziato a fare animazione, so disegnare sia cartoon che cose più realistiche, ma ovviamente non ho più uno stile mio. Allora sì, ho guadagnato in varietà, ma ho perso in stile. Questo purtroppo è quello che succede quando non si disegna più, oppure si disegna troppo. E dunque quello che disegno io è, sì, perché nel mio tempo libero è anche come uno sfogo, no? Faccio il contrario di quello che faccio. Sì, ma comunque le prossime produzioni, in realtà c'è sempre uno sfasamento fra quello su cui lavoro, su quello che sto fabbricando in questo momento, quello che uscirà. Ci sono sempre, ho notato che ci sono 4-5 anni di sfasamento. Dunque, in realtà, quello di cui sono più fiero sono quello che deve ancora uscire, e lì spero fare veramente il botto, perché sono altri budget, sono le storie che ho pensato io. Serie o feature film? Allora,
Nel frattempo che finalizziamo il budget, lavoro a serie che hanno anche ideato altri. Allora, ciò che ho fatto io, ci sono due serie, una che sta per partire, aspettiamo solo l'ultima parte del finanziamento, poi dipende anche dalla mia disponibilità, perché diciamo da qui a un anno e mezzo so già che non potrò cominciarla, perché avrò altre cose da fare. Dunque c'è poi c'è un lungometraggio che sto scrivendo, e un altro che anche questo è pronto a partire, però vogliamo farlo, cioè vogliamo avere un bel budget. Farlo con 7 milioni non lo vogliamo neanche fare, perché è pochissimo. 7 milioni per un film è pochissimo. Sono questi i budget, è per quello che dico, non serve a niente fare DreamWorks se non hai, sono 7 milioni. Dunque, questo, al di sotto di 30 milioni, secondo me non vale neanche la pena provarci, perché sarebbe solo una frustrazione. E dunque, però, a partire dai 30 milioni, cavolo, là ti dici: no, qui posso spingere veramente la grafica. No, io lì, è proprio lì che dico che per questo spesso è una questione dei soldi, nel senso che magari una buona idea anche per un future film. Diciamo funziona in una Bibbia commerciale, perché ci hai messo l'artista migliore, ci hai messo Aloysius, ci hai messo a chi te pare, insomma. Poi giustamente, se devi fare un film con 7 milioni e dopo vedi, capito, i tronchi che si muovono a posto le braccia, ambienti ridotti, ambienti scarsi, insomma, tutta una questione. E a maggior ragione apprezzo quello che dici: se io allora devo averci un budget basso, preferisco magari trovare delle soluzioni che osano rispetto a quello che può fare una major, in modo che magari c'ho un riscontro artistico importante. Questo sì. Sono d'accordo con te. Cosa vi posso voglio spiegare così tante cose che. Allora, sì, poi c'è tutta questa parte, insomma, di produzione che abbiamo visto, poi c'è anche da non sottovalutare la parte umana, cioè devi imparare a parlare alle persone. Comunque io sono fino a 10 anni fa, ero molto introverso e timido, da quando sono diventato regista... ma mi è servito anche a me a livello personale, cioè sono cambiato, ho svoltato completamente il mio modo di essere, e dunque devi imparare a comunicare con l'artista che più, cioè se gli dai la retake non gli sta bene, oppure devi motivare, e questo non è sempre facile perché hai molte pressioni. Cioè, per farvi un esempio, un episodio di una serie ci vogliono più o meno 6 mesi di lavorazione, dalla scrittura fino alla fine. Questo non vuol dire che io ho 6 mesi effettivi per fare un episodio, perché molto spesso i planning sono fatti a scalini, nel senso che mentre lavoro all'episodio 5 devo fare l'animazione dell'episodio 25, devo fare lo storyboard dell'episodio 32, e dunque se sul planning sembra che io abbia a disposizione una settimana per fare l'animatic, in realtà quella settimana si trasforma in 2 giorni, perché ci sono molti episodi aperti allo stesso tempo. Il mio record personale è avere 16 episodi aperti allo stesso tempo. 16 non ci sono arrivato mai neanch'io. Come hai fatto? Ma il problema è, cioè, quando sei in fabbricazione solo dalla parte visiva, riesci a vedere un po', vedi solo quello, ma quando diventi regista hai anche la pressione dei soldi,
devi conoscere il tuo budget, come spenderlo. Voglio dire, se tu hai 70 milioni e poi se ne aggiunge uno, oppure ne perdi uno, perché un milione deve andare in marketing o qualcos'altro, la differenza, cioè hai un impatto, sì, ma è minimo. Se invece hai 7 milioni e poi perdi 200.000 euro, l'impatto è devastante. 200.000 euro in più hanno un impatto, e in pratica devi cercare di capire già, e non è facile capire cosa puoi fare con un certo budget, perché devi conoscere la tua squadra, devi sapere cosa sono capaci di fare in un certo tempo, quanto ti viene a costare. Dunque devi pensare non solo in qualità artistica, ma devi pensare anche in quantità, quanto ti puoi permettere di spingere. In realtà è come se fosse tutto, capisco quello che vuoi dire, che tutto è una questione di soldi, perché i soldi poi li trasformi in tempo, e il tempo lo trasformi in giorni che puoi distribuire. In tempo e in risorse, nel senso, sì, che sia l'infrastruttura che il dipendente, che conto è che io faccio un film con 5 animatori, in conto che ce n'ho 20. Sì, poi la qualità per forza, sì. Sì, poi devi decidere, se hai un budget, devi decidere, cioè non è... I progetti sono tutti diversi, c'è il progetto che richiede più animazione, c'è il progetto che richiede più compositing. Dunque, quando hai il budget, devi decidere, devi incanalare anche i soldi, devi incanalare le risorse là dove è più consono metterle. Dunque, c'è anche questa difficoltà in più. Dunque, poi... Peppa Pig ci avrà pochissimi animatori, ma tanto, tanto sulle storie, diciamo, per fa un esempio, mentre, che ne so, Hunter ci avrà, ne so, tanti animatori e magari un'altra. Adesso non conosco la pipeline, dunque non ti posso rispondere. Sì, ma ovviamente ci sono delle scelte su come, e questo riposa in gran parte anche sulle decisioni del regista. Dunque, in quanto regista non posso dire, svegliarmi una mattina e dire adesso, oggi mettiamo gli FX su tutti gli shot. No, non puoi, perché poi devi dare conto al produttore di come hai speso i soldi. Poi un'altra cosa che io non conoscevo per niente è tutta la parte sonora. Io ho lavorato sempre sull'immagine, no? Cioè i fumetti, storyboard, composti, animazione. Dunque ho visto sempre i cartoni animati solo dalla parte della grafica. E se su un'immagine ti posso dire, che ne so, c'è una tangente, c'è il cappello è troppo rosso, aggiungi più contrasto, cioè se c'è un linguaggio che posso usare sulle immagini, quando parli a degli attori o ai musicisti, il linguaggio è completamente diverso. Cioè, a un musicista come fai a dire aggiungi più la, più fa, più si? Non puoi parlare così, dunque devi parlare per colori, per emozioni, cosa vuoi ottenere, tipo voglio un ritmo incalzante, però a questo punto deve avere paura, poi capisce che è uno scherzo, allora dunque devi dare dei colori e devi un linguaggio completamente diverso. Dunque prima volta che è stata una catastrofe, e essendo un piccolo studio, ero io da solo che dovevo gestire queste cose qua. Magari in un studio più grande ti puoi appoggiare a delle figure che sanno gestire queste cose qua, no? Anche tutto quello che è casting e direzione degli attori è molto difficile. E io non conoscevo per niente. E in pratica è come se avessi fatto un corso di recitazione accelerato, perché certe volte per poter
dica esattamente quello che vuoi all'attore, devi farlo tu stesso, sì, per far vedere l'intenzione. No, devi... Io mi ricordo che qualche volta c'era, diciamo, c'era il, come si chiama, il direttore del doppiaggio che cercava di interpretare anche le nostre, quando noi parlavamo con i doppiatori, c'era il direttore del doppiaggio che cercava di interpretare qualche anche nostra espressione non appropriata, e mentre i musicisti qualche volta erano bravi, che riuscivano ad interpretare le nostre indicazioni, perché giustamente loro riuscivano a tradurre. Però sì, bisogna assolutamente trovare dei punti, dei linguaggi in comune, perché sennò il linguaggio in comune, io direi che spesso è l'emozione, perché sia l'artista che lavora per immagini, che il musicista, che il doppiatore, diciamo, parlano tre linguaggi diversi, ma il regista appunto deve avere chiara l'idea di ciò che vuole comunicare, dell'emozione che vuole trasmettere. E soprattutto devi anticipare molte cose che ancora non sono visibili. Ti faccio un esempio: se nello script c'è un personaggio che dice "eccomi qua, sono arrivato", l'attore tendenzialmente la leggerà e ci aggiungerà un suo piccolo tocco, eccetera. Però se io so che voglio che nella scena il personaggio stia correndo e dice "eccomi qua, sono arrivato", magari gli aggiungerò, sai, una respirazione un po' più pesante, dunque sono tutte cose che io devo prevedere in anticipo per poter dare questa informazione qua, perché sì, se non la do, poi si ritrova gli animatori, quando sentiranno questo dialogo qua, lo animeranno anche in modo diverso in funzione di quello che ricevono. Dunque tutto in pratica fa un po' effetto palla di neve: un piccolo errore diventa una cosa che poi devi cercare di recuperare dopo, o rianimando oppure registrando di nuovo l'attore, insomma è tutto collegato. Ma infatti qualche volta è molto importante la supervisione che il regista fa alla sceneggiatura, perché magari può aggiungere delle note di regia, dove magari spiega agli attori che in primis fanno il doppiaggio, diciamo, sì, dobbiamo le line, oppure qualche volta si fanno delle voice track, diciamo, con degli attori che non saranno quelli definitivi, subito per impostare la lettura, che poi quando arriveranno agli attori, insomma, hanno già l'esempio. Poi ci sono anche gli errori fortunati che ti svoltano una cosa che non avevi preso in considerazione, che e qui è proprio e qui entra in gioco allora l'animazione è un gioco di squadra, io regista da solo non posso fare niente senza avere la squadra, io sono solo lì per dare, come la parola lo dice, una direzione. Dunque io so più o meno dove devo andare. Poi ogni artista viene ad aggiungere il suo, magari c'è quel tocco nel design che aggiunge più profondità al personaggio, c'è l'attore che decide di parlare con una voce rauca, sono tutte quelle piccole sfumature che poi vengono dalle conoscenze, le competenze degli artisti, che vengono ad arricchire tutto il progetto. E dunque ci sono, è essenziale, è un gioco di squadra, tutto qua. Guarda, per chiudere questo argomento che hai detto, mi verrebbe in mente che è come in un'orchestra in cui il regista è il direttore, nel senso, e quindi deve orchestrare al meglio ogni singolo strumento per trasmettere nell'opera, nella melodia, diciamo. Ovviamente è un'allegoria, quello che vuole, insomma. Quindi ogni passaggio se lo studia
e niente, quindi dalla sua visione finale di dell'opera. Sì. Poi c'è anche una bella differenza fra serie e film, differenza fra 2D e 3D, il processo cambia, cioè se all'inizio si parte con un pitch, il pitch sarebbe il riassunto della storia, che in generale è un paragrafo. Se il paragrafo funziona, poi lo sviluppiamo in 3 pagine, cioè si fanno avanti commenti, queste 3 pagine poi diventano 11, cioè in realtà se il pitch già non funziona è inutile insistere, tanto è un paragrafo, se lo butti via non ti costa niente, scrivere un paragrafo non costa niente. Dunque, assolutamente, assolutamente. Cioè un conto è riscrivere una battuta, un conto è rifà labiale nell'animazione, no, questo è... Sì, dunque, poi le 11, cioè se sono 11 minuti si ha tendenza a fare 13 pagine, se è un lungometraggio 90 pagine più o meno. I dialoghi sono sempre le ultime cose che si scrivono, perché i dialoghi sono le cose più facili da scrivere, perché sono immediati e ti danno subito l'emozione della scena. Il problema è che se scrivi subito i dialoghi, poi sei schiavo dell'affetto che puoi provare verso questa scena. Dunque, se ti affezioni troppo a una scena, poi avrai difficoltà a toglierla o a cambiarla. Cerchi di costruire qualcosa che in realtà vuota questa cosa che hai creato, ma perdi il senso generale della struttura della storia. Insomma, poi il pitch diventa script, script diventa storyboard, allo stesso tempo che si fanno il design degli oggetti, dei props, dei veicoli, dei personaggi, si registrano le voci, e questo è il pipeline che poi arriva fino alla fase finale. La differenza è la differenza fra serie e lungometraggio, che le serie lavori un po' tutto alla rinfusa, cioè lavori su più progetti allo stesso più fasi di produzione allo stesso tempo, e hai dei ritmi molto segati, tipo un episodio ogni settimana. Invece il film hai c'è uno step dopo l'altro, dunque uno step logico, nel senso che non puoi iniziare il layout senza aver finito l'animatic, cose del genere. La differenza anche 2D e 3D è molto interessante, perché nel 2D è il risultato quasi immediato. Dunque questo è il lato positivo delle cose, che vedi subito, oppure arrivi alla fine e dici: ah, per la composizione sarebbe meglio aggiungere, che ne so, il tronco di un albero per fare un'inquadratura migliore. Cioè, aggiungere l'albero ti costa 2-3 ore di lavoro ed è aggiunto. Il lato negativo è che nello storyboard devi essere super preciso, perché ogni informazione che hai nello storyboard, anche di taglie, di personaggi, di inquadrature, così, sarà riportato pago pago nel prodotto finale. Ok. In opposizione, nel 3D non devi disegnare tutte le cose, perché c'hai già un modello. Lo storyboard può essere un po' più leggero, perché tanto il background esiste, cioè la scena esiste il personaggio, così in più ti puoi permettere di cambiare inquadratura rispetto allo storyboard, navigare nello spazio e cercare l'inquadratura migliore, che magari nello storyboard non avresti mai immaginato. Poi una volta che ce l'hai, sei dentro lo spazio 3D, puoi andare a cercare l'inquadratura che vuoi. Lo svantaggio qual è? Che ogni piccola modifica che vuoi fare richiede un sacco di lavoro. In questo caso, se vuoi aggiungere l'albero alla fine del processo, è quasi impossibile, perché
devi modellizzare, devi fare il design dell'albero, devi modellizzarlo, devi fare un rig se vuoi far muovere le foglie. Cioè, diventa una cosa troppo importante per un... Dunque, questo direi che sono le grandi differenze fra 2D e 3D. Vero. Dal mio punto di vista. Poi... Federico, allora, per concludere, direi di avviarci verso la chiusura. Io ti farei questa domanda. Prima della live tu ci hai detto che volevi approfittare di questa chiacchierata per rispondere a quelle domande che tu avresti voluto, a quelle, cioè avere le risposte che avresti voluto avere quando avevi appena cominciato la carriera. Sì. E appunto ti chiedo quali sono i consigli che tu ti sentiresti di dare al Federico Milella delle origini. Allora, stare molto più attenti sui contratti, questo è essenziale, perché parliamo sempre dell'aspetto regia. Dunque, a un aspirante regia di non sottovalutare tutta la parte contrattuale, che purtroppo tutta la parte burocratica è molto ingombrante. Direi che un quinto del tempo sono riunioni, sono decisioni da prendere, eccetera. C'è anche poi tutta la parte, una volta che il progetto è finito, devi fare anche promozione, devi andare alle fiere, devi presentarti ai festival, eccetera. Dunque, il progetto non finisce quando l'immagine è finita, ma c'è una vita prima del progetto e dopo. Comunque ogni cosa negativa che mi è successa poi comunque si è trasformata in una cosa positiva. Ovviamente sul momento non ero cosciente, poi con esperienza e con le cose che succedono poi si capisce la cosa, qual è stata la cosa che ti ha arricchito. Poi magari mi sarebbe piaciuto avere dei consigli su come presentare Reel, sì, portfolio, queste cose qua. Come diceva Marco Regina, è meglio la qualità che la quantità. Cioè, meglio avere 5 pagine che 30 riempite di esercizi che si fanno a scuola, oppure in pratica quando vado alle fiere, per esempio, ci sono dei ragazzi che hanno partecipato allo stesso progetto di fine anno e dunque li vedo passare sul pomeriggio, li vedo passare tutti e mi presentano tutti lo stesso progetto. Dunque se il primo che passa dico ah, wow, che bel lavoro, quando ne ho visti 7 dico vabbè, questo l'ho già visto. Dunque è svalorizzante un po' per tutti, perché il primo poi alla fine non mi sembra così originale. Io do sempre questo consiglio, è il mio, è la mia visione delle cose. Forse altre persone troveranno, comunque questo è il mio consiglio, prima pagina del portfolio la vostra migliore immagine. Se vi dovete vendere con un'immagine, deve essere quella. È come quando si va in libreria, la scelta è un po' brutale, però se ci si avvicina un libro, sì, o un fumetto, quello dalla copertina, questa deve essere la prima cosa che mettete in avanti. Seconda pagina può essere già impostata su quello che volete fare. Dovete avere, lo so che è difficile quando si inizia, ma dovete avere già le idee chiare su quello che volete fare. Dunque, se volete fare storyboard, iniziate con lo storyboard. Non serve a niente mettere gli esercizi che avete fatto in classe o mettere una pittura d'olio, sì, background. Mettete subito quello che volete fare, perché dovete parlare di voi e di quello che volete fare.
anche se non avete delle idee chiare, provate con, mettete in avanti quello che vi riesce meglio, tanto se poi avete altre competenze sarete sempre in grado di metterle in pratica poi una volta che sei entrato in uno studio. Poi, ripeto, meglio o meno pagine e stuzzicare la voglia di saperne di più che mettere troppe cose, e per finire mettere la vostra seconda immagine preferita. Dunque, in modo tale da lasciare il miglior ricordo. Sì, il miglior ricordo possibile. Dunque, iniziato bene, inizi col botto, fai vedere quello che fai e poi finisci con la tua seconda miglior immagine. Ci vuole molto autocritica, bisogna sapere vedere bene quali sono i punti di forza, però questo potete vederlo anche discutendo con amici, con compagni, eccetera. Il modo di presentarsi è anche molto importante. Ci sono persone che vengono da me e mi presentano il portfolio e commentano ogni singola immagine dicendo questa volevo fare così ma non mi è riuscita, e questo è sbagliato perché, cioè, invece di lasciar parlare l'immagine vi state togliendo valore all'immagine, sì. State togliendo il valore, state vendendo quello che potrebbe essere ma non quello che c'è sulla carta. Poi ci sono persone che magari si tengono il portfolio in mano e non ve lo lasciano, dunque ve lo sfogliano davanti a voi, e tu non puoi, cioè, in quanto regista io non mi posso soffermare su un'immagine, ma sono vittima del ritmo che questa persona mi dà, e già anche a livello di comportamento, diciamo fisico, indica già una persona molto chiusa su se stessa, che non è molto incline alla critica, che sta molto sulle sue. Dunque, ecco, io quello che preferisco è che le persone vengano e che magari mi chiedano delle domande su un progetto che stiamo facendo in studio, perché vuol dire già che in più di presentarsi con il portfolio hanno già fatto anche uno studio su quello che c'è su cui lavorate, e magari dice e ti chiede siete contenti di questo progetto qua, di come è uscito, quali sono i punti di forza, in pratica un dialogo un po' più costruttivo. Oppure c'è quello che ti chiede la critica, questo è anche molto bello. Dunque ci sono, sì, anche il modo di presentare è molto importante. Ovviamente non bisogna avere paura, andare con il sorriso aiuta subito, cioè vedere il portfolio con una persona che ti sorride accanto e una persona che sta tremando dalla paura, già questo ti condiziona, perché non è solo la parte grafica che è importante, ma anche il modo di essere, perché io con questa persona poi ci devo lavorare. Dunque, devo dire, Federico, che non hai dato uno dei consigli, hai dato un po', hai fatto un corso di presentazione, un discorso completo dal presentare anche è importantissimo anche base, effettivamente, sì, l'atteggiamento anche. Quello che è importante è riuscire a creare subito un rapporto, sì. Un rapporto di simpatia, non è la parola giusta, però deve essere presa nel concetto, cioè devi fare una buona impressione, devi fare e l'altro deve vedere che in te ci può puntare, capito, che sei qualcosa anche che lasci una prospettiva. Sì, esatto, perché il regista parla con tutti e tutti devono poter parlare con me, non è perché sono il regista che devi avere paura, o anzi, se mi parli sono molto più aperto a sentire le tue idee, le critiche, le cose, e dunque ci deve essere un dialogo, ecco. Come dicevo, un regista da solo non può fare granché,
Sì, può fare il cortometraggio a casa da solo, che ci lavora 5 anni chiuso in casa, ma poi alla fine, ecco, Bene. ci deve essere anche un arricchimento personale anche da parte mia. Cioè. Esattamente, mutua prosperità. Bene, Federico, direi Bene. che siamo arrivati al termine di questa chiacchierata, davvero interessante. E mi è piaciuto soprattutto capire quello che si cela dietro alla produzione, alla pre-produzione soprattutto, ma anche quello che si... No, vabbè, Paolo sta facendo segni i soldi, No, sicuramente. non c'è quello, Però non c'è anche capire quello che si cela dietro a prodotti per l'infanzia, prescolare, capire come vengono poi gestiti, come vengono gestiti purché siano comunque funzionali e fruibili dagli spettatori che poi sono i bambini. È ma stato molto interessante. non Dici? c'è molta differenza. La preschool E serie è solo normali. un modo. Sì. Bene, è stato un piacere averti qui Bene. con noi stasera, Federico. Grazie della tua partecipazione. Grazie di avermi invitato. Allora, io voglio ricordare come al solito a chi ci segue su Instagram di iscriversi, ma anche su YouTube di iscriversi, di lasciare un commento perché c'è molto utile per la crescita del Soprattutto canale. seguite la pagina Instagram di Federico Milella e date un'occhiata ai suoi lavori perché veramente se pensate che sia un artista che lavora per il preschool vi ricrederete perché vedrete robe che No. sono al di fuori di Di quella categoria. Bene, quel detto questo, range. E vai. poi annunzio l'appuntamento del giovedì, chiacchiere animate. Sicuramente vi avvertiremo quando ci sarà, perché non tutte le settimane è possibile, diciamo, conciliare tutti gli artisti, insomma, Esatto. però sicuramente verrete avvertiti. Farò un post come al solito il giorno stesso. Bene. L'improvvisazione è bella. Bene, grazie mille per averci seguiti. Vi auguriamo una buona serata e arrivederci per il prossimo E appuntamento. a venerdì prossimo con un grande ospite, Vero, un vero. grande nuovo ospite. A presto, buona serata, ciao! Grazie. Ciao a tutti.